vediamo un po' questi ragazzi, questa classe com'è. Siamo partiti questa mattina da Torino all'alba, adesso siamo arrivati a Lecce, abbiamo visto il sole sorgere e tramontare in una giornata. 1300 km, 12 ore di viaggio, questa classe è proprio da conoscere. Domani mattina li conosceremo e poi avremo anche modo di fare loro alcune domande, perché in effetti ci sono tante curiosità. E poi questo progetto che hanno creato è curioso, perché ha molto, condivide molto dell'imprenditoria, no? Il lavoro che fa un imprenditore non è tanto diverso dal lavoro che hanno fatto questi ragazzi, perché hanno preso un'idea, si sono caricati di un rischio di impresa, perché adesso il progetto di Mabasta, le classi col bollino verde sono diventate, soprattutto qua nelle scuole del Salento, un format. Su questo, perché l'hanno fatto dei ragazzi affiancati sicuramente dal loro professore, con l'appoggio della dirigenza scolastica, con l'appoggio della scuola, di tutta una certa struttura organizzativa, ma chi poi ha portato con voce questa cosa sono stati proprio loro, i ragazzi. In tante sessioni sono stati all'Università di Lecce, si sono fatti conoscere. Piano, sono venuto a conoscere i ragazzi di Mabasta. Io mi occupo di progetti sociali, sono un operatore molto attivo nel campo del sociale e delle attività che si occupano dei collettivi vulnerabili. Mi sono interessato in modo particolare a questo istituto, sia perché è un istituto particolare, diciamo un po' fuori dal comune, in quanto è molto attivo nelle start-up. Il corpo docente, come anche il dirigente scolastico, sono persone che sono da sempre attenti a sviluppare un futuro per i ragazzi. Siamo a Otranto, siamo nel porto di Otranto. Il nostro viaggio non vuole limitarsi solo a conoscere loro, ma vuole anche mostrare la terra in cui è nata questa idea. Salento è davvero bellissimo, è una terra così bella, solo belle idee.
andiamo a conoscerli. Maria Laura, siamo all'interno dell'Istituto Costa di Lecce. In questo istituto, nella classe seconda, è nato un progetto che si chiama Ma Basta, che è un progetto volto a contrastare il fenomeno del bullismo. Tu sei una studentessa di un'altra classe. Come hai vissuto la nascita di questo progetto che è stato creato da dei tuoi compagni di un'altra classe? Beh, io penso sia stato un progetto estremamente positivo sia per l'interno della scuola sia per il messaggio che dà all'esterno, perché comunque il bullismo è un fenomeno che oggigiorno è molto frequente, e quindi che sia nato comunque dall'interno di una scuola per poi proiettarsi nei confronti di tutti, nei confronti anche degli altri adolescenti, degli altri ragazzi, per poter combattere e diciamo incitare, aiutare a combattere questo fenomeno, penso sia abbastanza positivo, anzi altrettanto positivo. Nei primissimi mesi in cui questa cosa è nata, quindi si cominciava a sapere, diciamo, che nella classe stava nascendo qualcosa di importante, come respiravi il clima tu all'interno della scuola e cosa notavi? Beh, c'era entusiasmo, no? Per il fatto che comunque erano ragazzi piccoli di prima, quindi abbastanza, diciamo, piccoli, però entusiasti appunto di portare avanti questo progetto e quindi volenterosi di creare qualcosa di nuovo, di mandare un messaggio all'esterno che non è da tutti, credo. In qualche modo quindi tutto l'istituto lo sentiva suo questo progetto? Beh, certo, non siamo un istituto grandissimo, siamo pochi ma buoni in un certo senso, quindi quest'area si è sentita molto. E sì, tutti insieme abbiamo appoggiato appunto questo progetto con molto entusiasmo, essendone fieri comunque. Filippo, in questa scuola è nato il progetto di Ma Basta. Tu sei un allievo di un'altra classe che sicuramente in qualche modo ti sei sentito anche tu protagonista in quale allievo di questo istituto. La mia domanda era volta nel senso di comprendere tu come vivi nel tuo contesto classe l'espansione e la crescita di questo progetto. Allora, io facendo il quinto ho un po' più di esperienza rispetto alla compagna, quindi ho vissuto anche una sorta di ricambio generazionale, e nel corso degli anni non si è mai visto un movimento che abbia avuto una risonanza tale, e quindi diciamo siamo ancora più spinti a unirci gli uni agli altri, che già c'è un sentimento di familiarità molto 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 sentito all'interno della scuola, e grazie a questo movimento si sente ancora di più. Tu hai parlato di risonanza. In effetti questo movimento ha avuto un certo eco, tant'è che è arrivato anche su Rai 1 a Sanremo. Secondo te cos'è che gli ha dato, diciamo, tutta questa visibilità? Il fatto che è un problema che esiste da sempre, però non si è mai trattato nella maniera giusta e dalle persone giuste, perché alla fine è stato trattato da persone che, pur non subendo questi atti di bullismo, potrebbero essere soggetti. Quindi è stata un'idea, secondo me, proprio geniale. Questa che ti faccio è una domanda personale. Tu pensi che sia un problema di sensibilità dell'individuo, quindi del singolo, o un problema di coscienza collettiva, quello di essere attenti al fenomeno del bullismo? Potrebbe essere di sicuro una cosa collettiva, quindi tutti potremmo essere, grazie anche appunto anche a questo progetto, più spinti alla sensibilizzazione generale del fenomeno. Tu che sei di quinta, quindi inizi a essere già proiettato comunque nel mondo del lavoro e quest'anno sarai uscente da questo istituto. Secondo te che ruolo hanno avuto i professori, l'istituto nel favorire lo sviluppo di questo progetto? Molto partecipi anche il professore, che aiutano sia i ragazzi sia il corpo docente della classe che ha sviluppato il progetto alla finalizzazione del progetto finale. Possiamo dire quindi che in questo particolare caso i docenti, gli educatori si sono fatti loro piccoli per fare grandi gli allievi? Sì, c'è stata una sorta di pareggiamento dei ruoli. E questo come ha cambiato poi le dinamiche all'interno delle classi? Di sicuro in maniera migliore, perché è una situazione che non avviene molto, molto spesso, quindi avere professori ed alunni allo stesso livello è una cosa che può veramente significare molto. Se tu ad esempio avessi un problema di qualunque tipo, ti sentiresti, per il clima che si è creato, di parlarne con un tuo professore, di chiedere un consiglio? Sì, sarei tranquillamente disposto a parlarne con uno dei miei docenti. Secondo te questa è una vittoria, diciamo una conquista in termini di evoluzione che dovremmo riuscire a portare ovunque nelle scuole?
Molto, dovrebbe essere portato anche secondo me in altre scuole che hanno problemi, a differenza nostra che comunque non avendo problemi appunto di bullismo siamo spinti a risolverli innanzitutto. Io mi chiamo Luca Del Piano, vengo da Torino, ho seguito degli studi di filosofia che è una materia a cui sono molto legato, che sento molto dentro. Mi ritengo un privilegiato, ma per il semplice motivo che sono riuscito a realizzare quasi sempre quello che volevo realizzare. Ma non parlo di un successo economico o lavorativo, parlo di un successo umano professionale. In questo senso mi ritengo privilegiato. E mi piacerebbe passare su qualcosa che posso darvi, e forse la mia esperienza oggi. Sono qua per lasciarvi questa esperienza, perché io ho un ricordo di quando facevo la vostra classe, di quando facevo le superiori, e mi annoiavo terribilmente nelle lezioni, da morire. Penso lo possiate condividere forse anche voi in alcune lezioni. Per il semplice fatto che avevo dei professori che non sapevano trasmettermi l'amore per la materia. Io ho iniziato a studiare quando è finita la scuola. Ma perché mi è nato quell'amore? Chiaramente mi sono fatto delle domande, no? Su quello che mi piaceva. A me piaceva un mondo che mi spiace dirlo, ma non porta a niente a livello lavorativo, è quello della filosofia, perché non si vive facendo i filosofi, non si vive scrivendo aforismi, però sicuramente se voi sentite una cosa dentro la dovete seguire. Non fatevi mai ingannare da quella che è una strada che può sembrarvi fruttuosa. Non fate il medico perché il medico guadagna 10.000 euro al mese. Ricordati che non è una questione di quantità, ma di qualità. Questo me lo stava dicendo in un contesto totalmente staccato, non stavamo parlando di filosofia, non stavamo parlando di vita. Io poi un giorno ero al mare, ci ho pensato e ho detto, sai cosa c'è? È la vita che non è questione di quantità, ma di qualità. Noi abbiamo sempre questo preconcetto che dobbiamo vivere 100 anni, ma se possiamo arrivare a 120 è meglio, no? Penso che un po' in ognuno di voi ci sia questo stereotipo che il bene che più dovete difendere è la lunghezza di vita. Sbaglio? Il bene che dovete difendere è la qualità di vita. Sicché la lunghezza tanto non dipende da voi e non dipende da noi. È vero, uno può agevolarsi, no? Perché se ad esempio prendo la pistola e dico, ma sente il mare qua dentro? Magari forse sto agevolando un po' il mio periodo di vita. Ma ricordatevi che il problema è che voi dovete dare profondità, dovete dare qualità ai vostri anni di vita. Si devono trovare degli equilibri nella vita. Non cercate la perfezione, perché la perfezione non c'è. Ci sono solo gli equilibri, questo vale anche nei rapporti umani, che sia l'amico, la fidanzata, il papà, la mamma. Ci sono degli equilibri da rispettare. Il no non è una violenza. Io comprendo che in Italia questo concetto facciamo un po' fatica. Quando ci dicono no, siamo peggio dei bambini, lo andiamo a fare. Il valore che c'è nel prendere un'iniziativa e nel portarla avanti è una cosa di crescita che voi fate per voi. Ricordatevi sempre che non si può mai sapere come vanno le cose in principio. Sarebbe bello, ma non lo possiamo mai sapere. Io ho passato una prima parte della mia vita a pianificare tutto. Poi sono arrivato alla concezione che allora o la vita ce l'ha con me, perché mi smontava sempre tutti i piani, oppure non bisogna pianificare tutto. Tante volte ci sono anche riuscito. Poi arrivavi alla fine, come quando vuoi tanto una cosa, poi quando ce l'hai, dici, ma cosa me ne faccio adesso che ce l'ho? Perdete il gusto, perdete. E voi non perdetelo questo gusto della vita. Fate quello che vi sentite dentro, a meno che non sia una rapina, ma fate quello che vi sentite dentro. Voi siete giovani, avete la possibilità di fare del vostro futuro qualunque cosa. Volete diventare professore, volete diventare medici, diventare avvocati, volete fare una vita viaggiando, ok, fatelo, cercate il modo di avere un lavoro che vi permetta però di realizzare una passione. Il lavoro deve servirvi a realizzare le passioni, non deve servirvi perché dobbiamo avere tutti un lavoro. Il lavoro ha la finalità di realizzare voi stessi. Ora, se io non posso fare un lavoro che realizza me stesso, perché di professione non c'è viaggio, man,
ok? Vorrei dire che farò un lavoro che in qualche modo mi gratificherà, perché so che magari devo stare 8 ore al computer a inserire dati, non ne frega niente inserire dati, però mi consolo dicendo, beh, però questo weekend, ok, me ne vado là che mi piace tanto, quest'estate posso fare questa cosa grazie a questo lavoro. E quel lavoro prende un significato, anche se non era quello che volevate fare. Perché quando noi ci troviamo in un contesto in cui non siamo felici, che può essere una relazione, può essere un lavoro, può essere una classe, può essere un rapporto con un genitore, voi quella situazione la dovete o sanare o tirarvene fuori. Io penso che nessuno di voi, se mette la mano sul fuoco e vede che brucia, continua a tenercela, no? La togliete. E purtroppo non abbiamo lo stesso meccanismo di difesa nelle cose che ci fanno male dentro, no? Anzi, abbiamo il meccanismo opposto. Ci fa male, rincaro anche la dose, no? Me la cerco ancora di più. Ci avete mai fatto caso che le donne che sono vittime di violenza, perché vengono tutte da un papà che con loro era violento? Perché hanno quello stereotipo, attirano a loro quella persona. Penso che la cronaca ne è testimone, no? Di tutta questa violenza, di tutto quest'odio. Perché quest'odio? Quest'odio perché non abbiamo più gli strumenti, non ce li dà più nessuno purtroppo, per gestire i fallimenti. Perché questi qua ammazzano la ragazza che l'ha tradita o che l'ha lasciata. È un fallimento. Per il ragazzo è un fallimento. Viene lasciato, che abbia un altro, ma poi sarà un altro ancora peggio, no? Ma che abbia un altro no, è un fallimento. Io ho fallito. Poi magari nemmeno l'amava, ma il fatto che è stata lei a dirglielo, lui ha fallito. Se questa persona non ha gli strumenti per gestire quel fallimento, questa persona diventa potenzialmente letale per se stesso e per il prossimo. Io sostengo che ognuno di noi, se gli diamo gli strumenti giusti, può essere veramente una persona che fa la differenza. E purtroppo non ce li danno, non ve li danno. Questo non è colpa della scuola, dei professori, è un po' tutto un sistema, chiaramente, che a questa, diciamo, inflazione, e negli anni è peggiorata. Vorrei potervi dire non peggiorerà, ma così accendete il telegiornale, peggiorerà. Io spero di portare a voi invece la possibilità di fare la differenza, perché io questi strumenti non li ho avuti, li ho acquisiti. Mi sono trovato in certe situazioni dove ho avuto la fortuna di vedere due strade, di dire puoi fare così, fare anche quell'altro modo. Quell'altro modo è scomodo, è che devi mettere da parte l'orgoglio, devi mettere da parte te stesso, devi umiliarti, però pensa a lungo termine, pensa a 5 anni, a 10 anni, no? Con questa strada e con questa strada. Allora capisci, dici posso scegliere, e ti senti responsabile quando fai una scelta sensata per te stesso. Perché poi ricordatevi che tante volte noi facciamo delle cose convinti di fare un dispetto a qualcuno, infatti lo facciamo solo a noi stessi, a volte non ce ne andiamo nemmeno conto, ma il dispetto più grande lo facciamo a noi stessi quando inficiamo il nostro futuro. E poi ho sempre avuto forse la fortuna e sfortuna in parallelo che tutti questi settori avevano delle regole ferree o addirittura dei protocolli, e se li infrangi sono problemi, perché parte la lettera, parte il richiamo, parte l'espulsione, no? E anch'io ho un po' questo problema con i protocolli, in effetti, perché io mi facevo portavoce di una cosa, dicevo in certe circostanze c'è il lato umano da guardare, non il protocollo. Sono persone quelle che abbiamo davanti, non sono cose, strumenti, e io non le considererò così. Quindi infrangerò il protocollo, ne pago le conseguenze, va bene, ne pago le conseguenze, ma io non faccio una cosa che va a ledere un'altra persona nel mio ideale morale, e che farei del male a me stesso soprattutto, perché io poi devo andare a casa e pensare che per rispettare la regola e salvarmi il posto ho fatto qualcosa che non volevo fare, che non era giusto. E voi dovete avere il coraggio di fare questo, cioè tiratevi indietro quando dovete fare qualcosa che voi non condividete, e allo stesso tempo lanciatevi nel fare qualcosa su cui nessuno vi appoggia, ma che sentite giusto, perché è l'unico modo per riuscire a tracciare una strada che intanto sia vostra e abbia la vostra personalità e non quella di chi vi è capitato, diciamo, a tiro. Di no non si vive, non possiamo dire sempre no. Il no deve avere un suo valore, perché altrimenti rischiamo che qualcuno pensa di chiamarsi no di nome. Qualche volta ho fatto anche degli sbagli,
Tempo fa ne parlavo con uno dei vari referenti che ho nelle attività che faccio, no? Gli dicevo: guarda, sai forse cosa mi ha sempre salvato dai guai che ho fatto? Io avevo il coraggio di venire da voi e dirvi: ho fatto uno sbaglio. Nessuno lo fa, nessuno dice ho sbagliato. Se ci beccano che stiamo facendo cosa che non va, diventiamo tutti chiacchieroni. No? Ci avete mai fatto caso? E poi c'è un altro tema, secondo me molto importante, che voglio lasciarvi, ma questa è una lezione che penso che abbiate già tutti quanti scoperto sulla vostra pelle, che è la gioia di rischiare qualcosa. Io penso che quando avete pensato ma basta, penso che qua se ne sia parlato quasi scherzosamente il primo giorno, penso che sia venuta fuori, no? Proprio come una chiacchierata di prima mattina, per passare il tempo intanto che il prof fa l'appello. Avete avuto la fortuna di avere delle persone che vi hanno non solo sostenuto, ma vi hanno accompagnato, sono venute con voi. Non dimenticatevi mai il valore di qualcuno che vi accompagna. C'è una frase molto bella, secondo me, voi dovete essere agenti di cambiamento. Potete, cioè non vedetevi in pochi, perché foste anche solo uno qua. Potete essere agenti di cambiamento. Io nel mio piccolo, non sono nessuno e non cambio il mondo, ma nel mio mondo, nel mio piccolo, faccio una differenza importantissima. Sono quel tipo di persona che se vede la cartaccia a terra prende e la raccoglie, no? Quando sono con qualcuno fuori, per me l'imbarazzo non è raccoglierla, è dover vedere l'ignoranza di quello che mi ha accanto, che mi dice: non ti fa schifo, non mi fa schifo quello che l'ha buttata, non mi fa schifo a me raccoglierla. Qualcuno mi dica cosa ne pensa di quello che ho detto. Ma mi aspettavo un incontro del genere. Pensavo al solito incontro, così, la vostra esperienza, come è nato, queste cose così. Mi hai molto sorpreso, sono stato molto contento anche delle parole che hai usato. Ma basta è nato da un fallimento. Noi prima di creare Ma basta tenevamo un'altra idea, che non ci piaceva perché era un'idea che stavamo portando avanti nata da un'altra classe e non ci piaceva. Era un giornalino online, dovevamo portare le storie di altri ragazzi che frequentavano ancora la scuola. Noi le prendevamo e le pubblicavamo su una pagina Facebook, ma non ci piaceva perché non era una cosa fatta da noi, non avevamo creato niente di speciale. Personalmente in pochissime persone mi hanno parlato così. Credo sia parlando a grandi linee, sia facendo esempi della propria vita privata, perché questi generi di argomenti a me suscita molta tensione. Non tutti hanno il coraggio di fare quello che vorrebbero fare, però stanno dentro i limiti che dà la possibilità. Se vuoi fare una cosa bisogna comunque farla, perché di avere comunque dei progetti, di svilupparli, di portarli al termine. Perché per esempio io comunque ho tantissimi progetti per il futuro, troppi, e la cosa che proprio mi impegnerò sicuramente a fare è appunto a portarli alla fine, perché desidero tanto proprio realizzarli. Tutto quello che hai detto mi è piaciuto tanto. E la cosa che mi ha colpito in particolare è che non bisogna mai fermarsi nella vita, non bisogna mai dire non ce la posso fare, perché le cose nascono appunto dalla spontaneità che uno ha e quindi non bisogna mai dire bugie, bisogna sempre dire la verità, perché il più delle volte è con la verità che se ne esce fuori vivi.